Ciao, ciao a tutti, benvenuti. Scusate la mia mancanza in questi giorni, ma c'è stato troppo caldo, è veramente una fatica fare video con questo caldo. E insomma non me la sono sentita tanto, e il caldo ancora sta continuando qua in Sicilia, veramente io non ne posso più, sopporto tipo 3 mesi di caldo, poi basta. Poi cioè, ad agosto sono già stufa, ora siamo a settembre e non so, me ne voglio andare in montagna, mi voglio trasferire nel Trentino, tipo. Sono qua con Fragolina che diciamo che mi terrà compagnia e mi sento un po' soletta a letto, no? Quindi me la stringo forte e così mi fa compagnia. È una cosa anche anti-stress, bello. La mia gatta non è che... sì, è socievole, però non la posso stropicciare così tanto. Allora, bando alle ciance. E, tornando ai tutorial, perché questo è un video tutorial, dopo tutto. E allora, per quanto riguarda il tutorial di oggi, ho fregato un jeans a mio padre. Ovviamente lui non sa mai niente che gli frego le cose, le trasformo, ma tanto manco se ne accorge. E perché io lo devo dire? Allora, scusa se non ce l'ho. E allora, io ho preso questo jeans qua, che dovrebbe essere una XL. E perché mi sono rotta di fare tutti i tutorialini, metti il bottoncino, stroppa quello, a me, non so, mi entusiasmano più, ho visto anche che mi piacciono di più i video, quelli più strani, quindi le trasformazioni più particolari, più evidenti. Quindi ragion per cui ho deciso di trasformare un pantalone jeans da uomo in un bel giacchino. Vi faccio vedere come intendo. Oggi sembro ubriaca, no ragazzi, sono astemia, vi giuro che io non bevo, sarà il caldo che veramente mi stanca. Non so più, voglio la neve, il freddo, la neve, mi mancano queste cose. Vabbè. E quindi adesso vi faccio vedere come trasformerò questo pantalone. Niente, oggi sono più babbiona del solito. Meglio così. E quindi niente, ma vado a fare sta cosa. Prima cosa, mettiamo il pantalone così in piatto, poi lo tagliamo all'altezza del cavallo. Abbiamo tagliato il pantalone e adesso prendo le misure, quindi me lo infilo così. Allora, il pantalone in questo caso è largo, quindi lo devo adeguare alle mie misure. Allora, l'altezza sarà così, poi qua vedrò insomma se rifinirlo direttamente, quindi farlo come bolerino oppure aggiungere qualcosa sotto. Come vedete è largo, quindi in questo caso per farlo sulla mia misura toglierò una tasca e unirò il pezzo. Mentre per quanto riguarda la manica, uso il pantalone, una gamba del pantalone che ho tagliato. Anche questa con la indosso, quindi la lunghezza della manica va bene, devo solo darle la forma, quindi tagliare questo pezzo qua e poi stringerlo. Farlo ovviamente più stretto, mentre la manica la voglio lasciare un po' a sbuffo, magari metto un elastico e la lascio più a sbuffata, un po' leggermente a palloncino, quindi poi il sotto sarà attaccato qua lateralmente.
niente. Allora, inizio a tagliare la tasca del pantalone. E poi vado ad unire questi due lembi di tessuto, mentre sul davanti questa qua si dovrà aprire. Questa parte che è cucita la dobbiamo tagliare. Le tasche non ci servono, quindi le possiamo pure eliminare. Le tagliamo e poi le cuciamo qui per fissarle, per chiuderle. Quindi, come avete visto, abbiamo diviso il sopra del pantalone in due parti. Allora, prendo il pantalone, disegno il giro manica della spallina con le misure che ho preso precedentemente e taglio. Calcolato pure la cucitura, il margine di cucitura. Ok, e ora la stessa forma la do a quella sotto. Ho tagliato tutte e due le maniche che poi andrò a stringere, ma questo lo farò dopo perché prima voglio fare la manica a palloncino e poi provarlo e poi farlo, diciamo, più stretto. Fatto l'orlo del giro manica con un passante in modo che ci infiliamo l'elastico, perché appunto questa manica deve venire un po' arricciata soprattutto verso la spalla, quindi verso sopra. Quindi ora infilo l'elastico dentro e l'arriccio. Prendo una spilla da baglia per facilitare l'operazione. Ho arricciato il giro manica con l'elastico e poi metto gli spilli e prendo la misura per stringere la manica, quindi la faccio a finire, quindi partendo dall'ascella, qualche centimetro sotto l'ascella, fino al polso. Prendo la misura, metto gli spilli e vado a cucire. Quindi dopo aver stretto la manica, diciamo che il lavoro è quasi fatto.
ho unito il bolero di sopra, quindi adesso è diventata una striscia unica. Siccome il dietro è più lungo del davanti, allora decido di farlo retto, quindi lo faccio della stessa altezza. Ho tagliato il bolero, quindi adesso è della stessa altezza, sia davanti che dietro. Se volete farlo più lungo, potete aggiungere una balza sotto, anche di un tessuto diverso. Quindi, per allungare il bolero, ho deciso di mettere una balza di pizzo, questa qua, che voglio arricciare. Quindi faccio delle balzine, delle pieghe lungo tutto il contorno. L'altezza la faccio partire da sotto la chiusura, quindi da qua, e poi vado ad arricciare a questa altezza, sempre li mantengo a questa altezza, e poi faccio un'impuntura proprio qua sopra. Finito, direte, puntare il pizzo sopra il jeans, poi vado a mettere questa passamaneria sopra, quindi vado a fissare questa passamaneria sul top e poi la applico un pezzettino anche di romanica. Ho finito di cucire la passamaneria sia sul corpetto che sulla manica e ho appuntato le maniche con un punto sul top, sul bolerino. Quindi adesso la giacca è pronta per essere indossata. Bene, abbiamo trasformato un vecchio jeans in un giacchino stile barocco pop. Se vi è piaciuta questa trasformazione, mettete il pollice in su e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!